Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE e sarà un'edizione principalmente dedicata a WrestleMania, ovviamente. Ma prima vi ricordo che stasera NXT andrà in onda alle 19:30 circa su Sky Sport Arena, il canale 204. Il Godzilla Luca Franchini, come vi abbiamo informato ieri, sarà in telecronaca da solo per aderire alle nuove disposizioni aziendali. Dunque, premiate la sua dedizione aziendale, ok? E fatevi un nodo al fazzoletto 19:30, tutti su Sky Sport Arena per NXT. Tra l'altro, ci sono anche degli ottimi match annunciati. E ora andiamo al TG. Innanzitutto vi devo informare che la WWE ha cancellato i due live event previsti questo fine settimana, uno a Toronto e l'altro in Ohio, ovviamente a causa del pericolo coronavirus. Tutto lo sport americano si sta fermando e prende sempre più piede l'ipotesi che da qui in avanti la federazione registri le puntate televisive esclusivamente al Performance Center, cosa peraltro che inizierà a fare già da questo episodio di SmackDown, da quello che andrà in onda in Italia domani. Attenzione, Performance Center, non confondetelo con la Fuel Sales University, dove c'è il pubblico. Al Performance Center il pubblico non entra. Lo scenario che si sta verificando è quello che avevamo previsto ieri io e il Godzilla Luca Franchini durante le dirette combinate proposte su Instagram e ripostate su questo canale YouTubico. Era abbastanza, diciamo, facile, logico, ipotizzare l'utilizzo della struttura di allenamento dislocata, tra l'altro in Florida, come, diciamo, ultima risorsa per evitare ordinanze, restrizioni o cancellazioni. Che lo show vada in onda per ora per la WWE è fondamentale, porta avanti la linea narrativa degli spettacoli, tiene le star in movimento e insomma garantisce a chi ha acquistato i diritti dei programmi che questi arrivino. La speranza è che non ci siano casi di coronavirus nelle vicinanze proprio del Performance Center, perché se ciò dovesse accadere o se un combattente dovesse malauguratamente risultare positivo ai tamponi, allora tutta la proposta WWE verrebbe anch'essa messa in quarantena. Sempre ieri, tra video, dirette e post nella sezione community, credo di avervi adeguatamente informato sulla situazione di WrestleMania, con la città di Tampa che sostanzialmente ha rinviato di una settimana qualunque decisione sull'evento nella speranza che sia la WWE a fare la prima mossa. Fatemi sapere se sono stato troppo invadente, se vi ho dato troppi contenuti oppure se andava bene così. Tornando però alla città di Tampa che vorrebbe forzare la mano alla WWE, ho come l'impressione che le cose non andranno, almeno non subito, verso tale direzione, visto che la federazione ha replicato a quanto uscito dalla riunione del comitato d'emergenza con un comunicato che ho tradotto e adattato alla nostra lingua. Il comunicato della WWE dice, adesso ve lo leggo: mentre rimaniamo intenzionati a proporre WrestleMania al Raymond James Stadium domenica 5 aprile, stiamo preparando dei piani di riserva qualora l'evento sia cancellato per ordine governativo, dalle autorità civili o dalla struttura. La salute e il benessere dei nostri fan, degli atleti e del nostro personale sono delle priorità e stiamo monitorando la situazione in maniera seria insieme ai nostri partner e agli organi di governo di Tampa Bay. Ok, questo è il comunicato della WWE. Come ho interpretato io soggettivamente, potrei sbagliarmi queste parole attraverso la mia sensibilità? Beh, io ci leggo un rispedire la palla al comitato d'emergenza della città, come a dire: se volete che WrestleMania non si svolga,
o la si faccia a porte chiuse, o comunque che non ci sia WrestleMania per come doveva esserci, lo dovete dire voi. Almeno io ci leggo questo. Qui sotto nei commenti, se invece avete interpretato in maniera differente queste parole che vi ho appena letto, fatemelo sapere. Purtroppo, insomma, ho come l'impressione che sì, la salute sia importante, ma ci siano delle cose da risolvere. Ieri, sempre nelle dirette col Frank, abbiamo discusso di come ci siano in ballo degli interessi economici e anche politici, esattamente come è accaduto per altri sport. Prendete il calcio in Italia, che ora sono fermi, ma che stanno vivendo di polemiche varie perché nessuno, per salvaguardare la sua posizione di mercato, voleva prendersi l'onore di agire per primo. L'onore e l'onere a questo punto. L'onore perché dici, cavoli, perdo qualcosa, ma tengo alla salute dei giocatori, dei cittadini, dei tifosi. L'onere perché se sei quello che agisce rischi di rompere dei contratti, rischi di andare a ledere qualcosa che hai firmato e poi magari un domani, quando qualcuno verrà a battere cassa, tu dovrai allargare i cordoni della borsa. È brutto dirlo, ma in questo periodo di coronavirus che ci mette tutti a repentaglio, comunque gli interessi economici non si sono addormentati. Ora, che WrestleMania debba disputarsi nella migliore delle ipotesi a porte chiuse, per me è ormai palese. Sarebbe da, non trovo neanche l'aggettivo, sarebbe da disgraziati pensare di far confluire lì così tante persone da tutto il mondo, dall'Europa no, ma da tutto il mondo e da mezza America per vedere lo show. Solo per una ricaduta economica positiva sulla città di Tampa, per non perdere degli investimenti fatti, per monetizzarli il più possibile, per non perdere i soldi fatti investiti per le scenografie, per non perdere gli incassi. Sarebbe da folli, perché l'allarme coronavirus è serio e tutto lo sport americano, tutte le manifestazioni che propongono un'aggregazione umana sono state bloccate o, come vi stavo dicendo, sono in proseguimento a porte chiuse. Quindi, se c'è un po' di buon senso, credo che questa sia la strada minima che deve prevalere. Resta da capire, ovviamente, la distribuzione dei mancati guadagni tra la ricaduta economica, di cui vi dicevo prima, e gli investimenti fatti a perdere dalla città di Tampa e gli introiti dell'intera settimana, che ovviamente non entreranno nelle casse della federazione. Questo è il rebus da risolvere. Dai, diciamocelo a cuore aperto. Una volta che queste cose sono state definite, allora si definisce anche il futuro di WrestleMania. Io la vedo così, però qua sotto potete dirmi la vostra. Che l'allarme coronavirus stia stravolgendo il nostro presente lo si può dedurre anche dal fatto che il nuovo film della saga di Fast and Furious, il 9, pellicola tra l'altro al cui interno recita John Cena, è stato posticipato dal 22 di maggio al 2 aprile del 2021, 11 mesi circa. Cioè, pensate un po'. Chiaramente hanno cercato la collocazione calendaristica più positiva, magari quella con meno teorica concorrenza, però un film tenuto fermo in naftalina per così a lungo vuol dire che effettivamente la situazione è seria. Chiudiamo con un update doveroso su Rezar degli Authors of Pain. Vi ho raccontato dell'infortunio che ha subito, ora ci sono degli aggiornamenti perché quel problema è uno strappo al bicipite che ha rimediato durante l'ultima puntata di Raw. Un'operazione a quella zona richiede mediamente dai 6 agli 8 mesi di stop, mentre una normale riabilitazione impone la panchina per circa 8 settimane, con il rischio ovviamente che il problema si ripresenti in futuro. Ad ora non è noto quale strada recuperativa abbia scelto l'atleta. Sappiamo
Certo è che questa noia si è manifestata nel momento peggiore, visto che mette in discussione il ruolo che si era faticosamente conquistato, che aveva faticosamente ottenuto come alleato di Seth Rollins. E se Rezar viene tolto dai programmi televisivi, a rimetterci potrebbe essere anche Akam, visto che gli Authors of Pain sono un'entità unica e di conseguenza potrebbero svanire tutti e due in attesa del recupero di Rezar. Detto questo, prima di andarmene, vi ricordo ancora una volta che voglio leggere le vostre opinioni qua sotto nei commenti su tutte le news che ho condiviso con voi, purché seguano il faro dell'educazione. E poi il nodo al fazzoletto di prima, ragazzi, c'è poco di prodotto fresco in TV, quindi alle 19:30 tutti su Sky Sport Arena, il canale 204, per il nuovo episodio di NXT con al commento in solitaria il nostro indispensabile amico, il Godzilla Luca Franchini. Detto questo, vi saluto come faccio di mio solito, ricordandovi che in quanto a noi ci si becca quanto prima, già oggi pomeriggio col nuovo sbusto, sempre e solo qui sul canale del Bardo. Alla prossima, ciao!